Le mareggiate degli ultimi giorni hanno messo in ginocchio anche Pineto e Silvi. A Pineto la situazione è drammatica, lo vedete nelle immagini di Diego Martelli. Tamerici sradicate, terreno franato in alcuni tratti del lungomare di Villa Ardente nei pressi della Pineta Catuccia e percorso pedonale adiacente danneggiato. Sul posto ieri, oltre al sindaco Robert Verrocchio, anche il presidente vicario Lolli, il quale si è impegnato ad avviare interventi da parte della regione di urgenza. I balneatori d'altronde sono allo stremo e attendono progetti concreti perché in queste città si vive soprattutto di mare. Erosione della costa e mareggiate che in questi giorni però Riccardo Padovano hanno interessato non solo il teramano. Qual è la situazione? Beh, la situazione ogni anno, se noi prendiamo un calendario, possiamo ripetere le interviste perché sono gli stessi giorni, disastri annunciati. Adesso il disastro è notevole perché parte da Villa Rosa di Martinsicuro fino ad arrivare a Casal Bordino. Vogliamo che qualcuno si metta intorno a un tavolo a monitorare costantemente il tratto di costa in questione. L'altra questione è una dichiarazione di emergenza, come ha fatto la Liguria, come ha fatto la Toscana recentemente. In questo contesto di fare dichiarazione di emergenza significa almeno attivare la procedura dell'abbattimento del canone perché gli stabilimenti balneari devono provvedere a ripristinare la struttura. Qui siamo di vicino alle case, alle civili abitazioni, quindi la protezione civile dovrebbe attivare da subito lo stato di allerta e di emergenza, perché adesso ha preso la pista ciclabile, successivamente prende le fondamenta delle civili abitazioni. Di fronte a questi fatti c'è bisogno di fare da subito il tavolo tecnico d'emergenza. Mauro Pavone, rappresentante dei balneari di Pineto, la situazione è quella che vediamo. No, la situazione è drammatica, vanno prese delle soluzioni immediate, subito, bisogna vedere quello che bisogna fare. Chiaro che ci vogliono delle protezioni rigide a tutti i costi. Qui non ci sono scogliere, ma le soffolte. Ariano Martella, presidente cooperativa Pineto Roseto. Purtroppo qui abbiamo delle situazioni che non sempre sono concordanti con il pensiero di tutti e questo è il vero guaio che abbiamo a Roseto. Io sarei tranquillamente per le soffolte. Anche a Silvi il mare ha divorato la spiaggia e ha fatto crollare pezzi di stabilimenti balneari. Il sindaco Andrea Scordella. Ma la situazione nella zona sud è pressoché così, in tutti questi stabilimenti che abbiamo. Il problema non è la mareggiata, perché l'evento naturale ci può essere. Il problema a Silvi è diverso. Abbiamo dei soldi stanziati, abbiamo un progetto già pronto e approvato, manca solo la firma di appalto per completare l'opera e noi a distanza di 3 anni non riusciamo a trovare chi deve mettere questa firma. Addirittura adesso si sono inventati su un'opera parzialmente realizzata di chiedere un parere al Ministero dell'Ambiente, ma se è il proseguo di un'opera già realizzata in parte, adesso rallentiamo ancora la burocrazia, questa è proprio l'inefficienza regionale. Mi chiamo Enrico Di Francesco, sono il proprietario dello stabilimento Forza 7 Silvi Marina e oggi siamo proprio arrivati al limite della sopportazione. Ma la cosa che ci fa veramente rabbia è che se non ci fossero i fondi, noi alziamo le mani e combattiamo la natura. Ma siccome ci sono 4 milioni e mezzo di euro da 6 anni e a Silvi non si riesce a portare a termine un'opera, noi ci domandiamo il perché, però ci attendiamo delle risposte.